Ciao! Questo video ha l'obiettivo di aiutarvi ed orientarvi per conoscere meglio il mondo delle professioni e riflettere sulla costruzione della vostra identità professionale. Avete mai provato a riflettere sul vostro lavoro? Quali sono le competenze chiave, le abilità, le conoscenze necessarie per svolgere il vostro lavoro? Quali sono le cose che amate di più e quelle che non vi piacciono assolutamente? Se sapete dare risposta alle domande che abbiamo detto, probabilmente vuol dire che avete già fatto un'autoanalisi sulla vostra situazione occupazionale e quindi siete maggiormente pronti a valutare quale può essere la vostra crescita professionale, dove potete trovare lavoro, quale può essere l'azienda che meglio può far crescere le vostre conoscenze e competenze. Partite sempre dal vostro racconto, dal racconto di quello che fate, perché un'autoanalisi è la base di partenza per crescere professionalmente e per trovare lavoro. Ad esempio, avete mai pensato dove lavora un cuoco? Vi lascio alcuni secondi per riflettere. Sicuramente vi sarà venuto in mente un ristorante, una trattoria, ma avete pensato anche a un ristorante di un hotel? A una nave da crociera? Ad una mensa? Alle aziende della ristorazione collettiva? Ogni contesto richiede competenze diverse, ma per cercare lavoro in questi contesti è necessario conoscere il mercato del lavoro, conoscere le diversità delle aziende che vi operano per poter sfruttare al meglio le proprie competenze. E parlando di professioni invece, se vi domandassi quali sono le competenze necessarie per fare il barista o il barman, vi lascio alcuni secondi per riflettere ancora. Sicuramente avrete detto che deve avere capacità comunicative e relazionali. Ma avete pensato che il barman o barista è in prima istanza un venditore? Deve quindi saper preparare i migliori cocktail, conoscere le materie prime, i prodotti, le attrezzature che utilizza, deve conoscere le normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Siete d'accordo? E finalmente sono arrivata ai tre consigli che vorrei darvi. Per prima cosa è necessario conoscersi, saper raccontare la propria professione, conoscere il mercato del lavoro, conoscere le professioni. Quindi imparate a raccontarvi, ad analizzare quello che vi piace o non vi piace fare. Il secondo consiglio, ricordatevi che formarsi è importante per la propria crescita professionale. La tecnologia sarà un fattore molto importante nel settore turismo, ma a fare la differenza saranno soltanto le risorse umane e quindi la formazione deve essere messa al centro del vostro percorso professionale. Terzo consiglio, nel lavoro sarà sempre importante scegliere e per scegliere avremo bisogno di essere orientati. Se avete bisogno di aiuto, di orientarvi per conoscere meglio il mondo delle professioni, il mercato del lavoro, potete rivolgervi sempre all'Ente Bilaterale del Turismo Toscano. All'Ente Bilaterale, attraverso Sorprendo, un software sull'orientamento professionale, potrete imparare a conoscere le professioni, il mercato del lavoro, a porvi obiettivi per poter scegliere e costruire la vostra identità professionale. Se avete domande o curiosità potete scriverci alla mail formazione@btt.it. Non mi resta che augurarvi buon lavoro!